In questo video analizzeremo quello che è il meta di Fortnite e vi dirò le 4 class che secondo me sono le più forti in assoluto. Rimanete fino alla fine del video perché proprio alla fine vi svelerò quello che è secondo me l'inventario migliore che si possa avere su Fortnite, perché proprio in questo video parleremo di quelle che sono le armi veramente più forti e soprattutto vi spiegherò perché. Vi ricordo che i veri connessionati puri sono iscritti e hanno attivato la campanella, quindi non perdete assolutamente l'occasione di farlo in questo momento. E se volete sostenere ulteriormente il canale, supportatemi come un creatore nello shop e mandatemi le foto su Instagram perché vi reposto. Grazie mille a tutti coloro che lo stanno già facendo, siamo tipo a 4500, quindi davvero davvero grazie mille. Comunque, direi di non perdere tempo e andare direttamente ad analizzare quello che è il meta prima di tutto. Il meta di questo periodo di Fortnite è un meta molto spammone. Abbiamo visto il ritorno della Drum Gun dal Vault per la votazione che è stata fatta da tutti. Abbiamo visto un depotenziamento generale dei pompa che ormai fanno molto meno danno rispetto a prima, proprio perché il pompa del nonno è stato tolto. E soprattutto abbiamo visto l'aggiunta di quella che è la R d'assalto tattico, ossia quella specie di mitraglietta a lunga distanza. Quindi analizzando quelle che sono le armi presenti in gioco e analizzando quello che è il gameplay di questo periodo, sono emerso con 3 classi che possono andare bene e che potete scegliere voi sulla base del vostro stile di gioco qual è quella che vi va meglio. E soprattutto alla fine del video vi dirò quella che è la mia classe personale e vi spiegherò perché. Quindi andrei alla prima, ossia la Close Combat Master, che significa maestro dei combattimenti ravvicinati. Come vedete la prima arma che abbiamo è l'assalto tattico, poi abbiamo il pompa quello nuovo, il Thompson e 2 slot per cure generali. Quando vedete quell'insieme di cure significa che praticamente avete 2 slot da assegnare alle cure. Come combatte il Combat Master? Il Combat Master è una persona che non ha voglia di sparare a distanza, probabilmente perché non ha tantissima mira, probabilmente perché è un tipo che ama pushare gli altri. Quindi se volete fare partite con un sacco di kill, secondo me il Combat Master è veramente la classe che fa per voi, perché avete tutte armi che vanno a distanza ravvicinata. Non avete un cecchino, non avete armi che sparano distante, come può essere una R, perché il vostro obiettivo è pushare, quindi correre verso il nemico e ucciderlo a distanza ravvicinata. Diciamo che come arma a medio-corto raggio abbiamo la nuova mitraglietta assalto tattico, insomma, che serve apposta per coprire la medio-corta distanza. Poi abbiamo il pompa per fare le build fight e tirare quel colpo di pompa che danneggia il nemico. E per finirlo automaticamente del tutto abbiamo la nostra Thompson. Chiaramente una persona che combatte tanto è anche una persona che prende tanti danni, soprattutto in questo meta spammone. Proprio per questo è molto importante riservarsi ben 2 slot per le cure, anche perché sarete costantemente in fight, quindi prendete cure. Che cure vi consiglio? Non gli shieldini. Perché non gli shieldini? Perché tutti al giorno d'oggi prendono gli shieldini. Voi dovete essere un po' diversi. Siccome sapete che tutte le persone che andrete a uccidere prendono gli shieldini, prendete qualcos'altro. Prendete i medkit, perché così vi curate, e le slurp o gli scudi medi. Insomma, prendete quelle cose che raramente troverete negli inventari degli altri, proprio perché andando a pushare tanta gente gli scudini li troverete, invece tutto il resto Quindi consiglio slurp e scudi medi. Chiaramente essendo la slurp rara anche i medkit e le bende andranno bene. Se poi avete anche i falò, cioè veramente siete coperti al 100%. Direi dunque di passare adesso a quella che è la seconda classe, che è l'assaltatore ravvicinato. L'assaltatore ravvicinato è una classe molto molto simile a quella di prima, ha delle leggere differenze. L'assaltatore ravvicinato è una persona che ha già un po' più di mira e che ama di più utilizzare la R o lo scaracca. La K in questo periodo del gioco non lo consiglio per nulla, perché ha troppo rinculo e troppo... non è un'arma molto buona in questo periodo del gioco. Quindi lo sconsiglio. L'assaltatore ravvicinato gioca praticamente molto simile al Close Combat Master, però è già più attento, lui sta già più distante, mantiene le distanze perché sa che se si avvicina troppo potrebbe essere spammato e lui vuole giocarsela un po' più safe e quindi di conseguenza sta un po' più lontano. Tuttavia non ha paura di combattere a distanza ravvicinata, quindi di fare gli 1v1. Perché non c'è la Thompson in questa classe? Perché abbiamo lo scaracca e siccome siamo assaltatori ravvicinati ma comunque da media distanza, non possiamo avere sia la Thompson che la R, perché andremo a sprecare un sacco i colpi di entrambe le cose. Perciò l'MP40 è quella mitraglietta perfetta che spamma un sacco, ha un sacco di colpi e soprattutto non ci fa consumare i colpi importanti dello scaracca.
Chiaramente quando arriviamo a fine partita, che abbiamo 1000 passacolpi, chiaramente possiamo usare anche la Thompson. Però inizialmente la cosa migliore è riempire quello slot con una mitraglietta. Per finire due slot cure. In realtà qua possiamo anche variare, quindi non per forza dobbiamo avere due cure, ma possiamo magari riservare uno slot per esempio un fanteria. Ma un fanteria è più per media lunga distanza, quindi comunque perfetto per l'assaltatore ravvicinato, ma non abbastanza. Passando alla classe successiva abbiamo lo Sniper Specialist. Lo Sniper Specialist utilizza molto il cecchino, è una persona che ama costruire i fortini a bordo safe e sniperare gli altri o comunque dare fastidio agli altri. Proprio per questo vediamo che la sua classe è composta da armi che hanno comunque bisogno di un tot di mira, ossia intanto la nuova mitraglietta tattica, che come abbiamo già detto in precedenza è ottima per i combattimenti a media corta distanza. Chiaramente avremo solo combattimenti a distanza lontana, quindi comunque bisogna essere pronti a quando il nemico si sta avvicinando. Proprio per questo, mitraglietta d'assalto tattico. Poi abbiamo il pompa, perché comunque stando nei fortini il pompa ci aiuta a fare quel colpo per poi cambiare arma e finire definitivamente il nemico. Quindi tipo, no, sapete, editare, sparare, rieditare, quelle cose lì, insomma. Il pompa sapete come si usa. Poi abbiamo la Thompson. Stesso discorso di prima, siccome la nostra arma primaria usa le munizioni leggere, invece la nostra arma spam usa le munizioni, diciamo, medie. In questo modo non andiamo mai a finire le munizioni. Quello è l'obiettivo. E poi abbiamo la nostra arma che dà il nome a tutta la classe, ossia lo sniper. Consiglio o il Barrett, che è lo sniper più forte e l'arma che fa più danno in assoluto, oppure il cecchino silenziato, anche se il cecchino silenziato fa solo 105 di danno e diciamo che in questo periodo comunque le cure sono molto utilizzate proprio perché è un meta spam, quindi raramente andrete a one shottare con uno cecchino silenziato. Però comunque il Barrett è molto forte, distrugge le strutture, veramente lo sniper specialist è per una persona molto brava coi cecchini. Sconsiglio invece quello che è il fanteria, perché il fanteria è più da medio lunga distanza e non da lunga distanza, quindi quando vi troverete a fine partita magari che i nemici sono comunque abbastanza lontani, con un fanteria sarà più difficile colpire rispetto a che magari con un Barrett. E anche con un fanteria non butterete giù le strutture, cosa che un Barrett invece fa, ed è il vostro obiettivo. E per finire il tipico slot cure. Qua potete portare tranquillamente i mini shield o comunque la slurp o comunque qualsiasi cura che volete voi. Vedete voi sulla base delle situazioni, sulla base della miglior cura che trovate. Io consiglio sempre la miglior cura possibile. In ordine direi chug jug, slurp, shield mini, shield medi, poi medkit e bende. E poi ricordatevi sempre che avete i falò. Ma per finire andremo a quella che è la mia classe personalizzata. Ora, io mi trovo tanto con questa classe, l'ho chiamata Octi Midrange, quindi se volete usare la mia classe è questa qui. Però chiaramente ognuno di voi gioca in maniere diverse, c'è chi preferisce stare da distanza, c'è chi preferisce pushare tutti, c'è chi preferisce giocarsela più safe. Quindi le prime tre coprivano questi bisogni qua. Invece questa classe qua è fatta apposta su mia misura, come me la gioco io, qual è il modo migliore per me per giocare una partita, e secondo me è proprio questo. Io amo il fanteria. Il fanteria per me è un'arma che, se uno ha precisione nei colpi, è molto potente, fa tanti danni, ha solo 8 colpi ma fa tanti danni. Quindi io il fanteria lo amo, secondo me è il fucile d'assalto più forte, di conseguenza lo uso. Perché non ho un cecchino in questa classe? Perché uso il fanteria. Se uno ha buona mira, anche da lontano col fanteria gli fa quei 40, quegli 80 di danno in edge, cioè li fa i danni. Quindi io non ho bisogno del cecchino, perché ho il fanteria che funge sia da cecchino che comunque da fucile d'assalto, per fare quei 40 danni che non fanno mai male. Poi abbiamo la Thompson. La Thompson è un po' il mio fucile a pompa. Ora, io non apprezzo molto il fucile a pompa, quindi la Thompson copre da quel problema lì del fatto di avere comunque un'arma a distanza proprio ravvicinata. Quindi appena un nemico mi si avvicina, lo spammo come se non ci fosse un domani. Come arma AR, possiamo dire, uso il nuovo fucile d'assalto tattico, che usa le munizioni piccole, quindi non vado a sovrautilizzare le munizioni medie, che come vedete col Thompson e il fanteria uso. Vado a usare le munizioni piccole e devo dire che il nuovo fucile d'assalto mi sembra fortissimo. Proprio per questo lo uso senza problemi. Poi, come quarto slot, uso un RPG, uso degli esplosivi. Perché? Perché l'RPG, uno, a distanza ravvicinata comunque è molto buono, perché infligge quei danni al nemico che poi lo spammo e muore, ma è anche utile per distruggere quelle che sono le strutture. Chiaramente se voi preferite il lanciagranate potete usarlo, ma siccome io volevo presentarvi la mia classe personale, beh, questa è. E come slot finale uso delle cure. Siccome comunque è una classe un po' midrange, uso tanto gli scildini, perché così quando sono a media distanza riesco a curarmi. Chiaramente se ho sei scildini e ho un chug jug, terrò sempre il chug jug, sempre. O comunque le slurp, sempre.
rispetto agli scildini. Quindi queste sono le quattro classi che io consiglio assolutamente per distraggiarvi in quello che è il meta spammone di questo periodo di Fortnite. Io chiaramente uso la mia classe, ma ognuno di voi si trova in classi diverse, ognuno di voi ama armi diverse e usa armi diverse, quindi non voglio sentire io uso quella classe però al posto di questo uso quello. Ok, cioè ognuno si trova bene con quello che si trova. Se volete spiegatemi nei commenti quelle che sono le vostre classi, quelle che usate, o quale di queste vi piace di più e quale di queste pensate che andrete ad usare perché fitta meglio il vostro stile.